In questi anni abbiamo lavorato per ricostruire una storia, la storia di un periodo drammatico per il nostro paese, per Alto Pascio, per l'Italia e per il mondo intero. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale, anni lontani da noi, che hanno visto una dittatura, un'invasione dei nostri paesi e poi una liberazione dei nostri territori. Anni che ci sembrano lontanissimi. Per la generazione, la mia, una generazione di persone che è nata negli anni Ottanta, ma anche chi prima di me è nato, la vede come una cosa lontana, un periodo dimenticato, per non parlare dei giovani, coloro che purtroppo non possono magari nemmeno avere la memoria dei nonni, che gli potrebbero raccontare invece cosa vivevano alla loro età durante quel periodo drammatico. Bene, questo lavoro di recupero della nostra storia è un lavoro importante che abbiamo svolto in questi anni e che vogliamo condividere con voi, con la cittadinanza di Alto Pascio. Una storia particolare, una storia unica, quella del nostro paese, una storia sconosciuta a molti e che abbiamo ritenuto giusto appunto rendere conosciuta, condividerla. Questo desiderio di comprendere per non ripetere, che ha guidato nell'ambito della mia delega sulla memoria la ricerca su Alto Pascio quale comune di internamento libero. Con questa bussola della memoria che ho voluto avvicinarmi a quei documenti e per questa lucidità, per questo senso critico, che è a mio avviso il sale della memoria, è doveroso ringraziare la preziosa collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Lucca, nella persona del suo presidente ed in particolare di Silvia Angelini. Shalom a tutti, sono Paolo Molco, vicepresidente della comunità di Pisa. Ringrazio il sindaco Sara D'Ambrosio, il presidente del consiglio Sergio Sensi e tutto il consiglio comunale per questo spazio. Mi dispiace non essere presente, ma non mancherà, spero, l'occasione di conoscervi personalmente. È importante ricordare questo genocidio di cui è stata vittima anche la mia famiglia. Pochi hanno fatto ritorno a casa. Ci sono stati gesti eroici che hanno salvato molti dei nostri cari e delle persone che erano arrivate anche dall'estero, nella speranza di salvarsi. Per questo bisogna sempre ricordare, ricordare perché ciò non accada più. Shalom a tutti. Il nostro comune fu dal 1941 fino quasi alla fine del 1943 luogo di internamento libero anche per ebrei e quindi luogo di persecuzione dei diritti degli ebrei. Un Alto Pascio, quello degli inizi degli anni 40 del Novecento, con una popolazione in maggioranza dispersa nella campagna, in diminuzione e che non raggiunge gli 8.000 abitanti, malgrado si sia giunto alla metà degli anni 20 del nuovo territorio con l'annessione della frazione di Badia Pozzeveri. Un comune diretto da una classe dirigente appartenente per lo più alla borghesia agraria, concentrata prevalentemente nel capoluogo, cui fanno riferimento in una riverenza quasi servile, i numerosi mezzadri e piccoli contadini delle campagne immediatamente fuori dal centro e delle tre frazioni. Ciò favorisce una sovrapposizione tra potere economico e potere politico. L'Alto Pascio comune di internamento libero è ormai da quasi un ventennio un Alto Pascio interamente fascistizzato. Un processo che inizia in maniera repentina con lo squadrismo e le purghe di olio di ricino nei primi anni 20. Passa attraverso la conquista del Consiglio Comunale, dove scompare il pluralismo politico con le elezioni del 28 gennaio del 1923. Si consolida con il controllo e l'omologazione della comunità attraverso le sezioni locali delle organizzazioni fasciste, come l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia,
l'Opera Nazionale Balilla, l'Organizzazione Nazionale del Dopolavoro, culmina con un patto inscindibile tra segretario della sezione locale del Partito Nazionale Fascista e Podestà, che porta a un'identificazione tra comune e fascismo e si fa riconoscere attraverso le alleanze con le gerarchie fasciste, testimoniate dalle cittadinanze onorarie concesse a Mussolini, a Costanzo Ciano e a Carlo Scorza. È un altopascio che, insomma, ben si addice a quei canoni che il fascismo ha identificato come ottimali per il cosiddetto internamento libero, al fine di garantire un isolamento logistico, politico e sociale a carico degli internati. Un luogo militarmente poco importante e distante dalla linea di confine, situato lontano da grandi vie di comunicazione, con scarsa concentrazione demografica, dalla limitata politicizzazione degli abitanti. Ad Altopascio, comune di internamento libero, in base alla documentazione ufficiale rintracciata nell'archivio comunale, dalla fine del 1941 fino all'inizio della cosiddetta persecuzione delle vite degli ebrei, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 e con l'avvento della Repubblica Sociale Italiana, verranno isolate 9 persone, di cui 2 italiani ritenuti pericolosi per il regime, un rodense, inizialmente identificato come appartenente alla razza ebraica e poi rettificato come ariano, pur dovendo sempre rispettare l'internamento ad Altopascio per tutta la durata della guerra. 5 ebrei croati, di cui 4 appartenenti ad una stessa famiglia, 3 fratelli, di cui una sorella con la relativa figlia, un ebreo rumeno, domiciliato in Italia dal 1934. Non di tutti loro conosciamo le sorti. Uno dei 2 italiani, prima dell'armistizio, il 6 marzo del 1943, viene trasferito nel campo di concentramento di Isernia. Con l'istituzione della Repubblica Sociale Italiana e la relativa occupazione da parte delle truppe tedesche del centro-nord Italia, in base alla nuova normativa, gli ebrei italiani e stranieri internati, in attesa della predisposizione di campi di concentramento nazionali, dovevano essere internati in campi di concentramento provinciali, quei campi di concentramento provinciali da cui poi partì poco dopo la deportazione verso Auschwitz. Per Altopascio, il campo di internamento provinciale di riferimento fu Bagni di Lucca, come si può anche leggere in una comunicazione della Regia Questura di Lucca indirizzata all'allora commissario prefettizio di Altopascio, in sostituzione del podestà, in cui si richiede la predisposizione del foglio di via obbligatorio per il trasferimento di 2 di loro proprio a Bagni di Lucca. Come risulta da una nota in calce scritta a mano dal commissario prefettizio, i 2 hanno a sua insaputa lasciato Altopascio. Dal 26 agosto del 1942 l'ebreo rumeno e la figlia della sorella dei 3 fratelli ebrei croati sono 2 coniugi che, malgrado tutte le difficoltà, riescono, grazie anche a quella parte degli altopascesi ancora fedeli allo spirito di accoglienza del proprio paese, a costruire una famiglia con un bambino. Una famiglia che, come si legge in una lettera scritta da Lugano il 20 agosto del 1945, è riuscita a sfuggire, insieme alla di lei madre, alla deportazione, grazie ad una degna persona di Altopascio che, rischiando la vita, si mise a loro intera disposizione, dandogli assistenza finanziaria, procurandogli documenti ariani e custodendo i loro effetti personali, in modo tale da consentire loro di restare nascosti per 4 mesi a Vetriano di Pescaglia e giungere in salvo in Svizzera il 9 giugno del 1944.
L'internamento in un comune lontano dal proprio implica una notevole limitazione della libertà personale. In un primo momento, l'internamento nei comuni è previsto solo per le donne ed i bambini. Questa forma, meno rigida di isolamento forzato, viene vista come una soluzione transitoria, a cui far ricorso fino a quando nei campi non si crei posto sufficiente per famiglie e donne sole. Ma ciò di fatto non accadrà mai. E diventerà una forma assai diffusa. Gli internati, innanzitutto, vengono strappati all'ambiente familiare, separati da parenti e amici e costretti a vivere in un luogo fino ad allora sconosciuto, dove è loro proibito ogni contatto con gli abitanti, ad eccezione dei padroni di casa. Non possono allontanarsi dal territorio comunale senza autorizzazione speciale. E devono presentarsi alla stazione di polizia o dei carabinieri in orari determinati, di solito una volta al giorno. Possono lasciare la casa dove abitano solo durante il giorno, senza però mai superare un determinato perimetro. Più in particolare, nel verbale di internamento del comune di Altopascio, compilato per ogni internato e da lui sottoscritto a seguito di lettura, tali prescrizioni vengono declinate rispetto al contesto comunale. 1. Non uscire di casa non prima della levata del sole e rientrare non più tardi di un'ora dopo il tramonto. 2. Il perimetro entro cui poter circolare è quello che va dal ponte dell'autostrada alla località denominata Valico. 3. Presentarsi ogni mattina alle ore 11 in municipio. 4. Mantenere corrispondenza soltanto con i congiunti. Per la corrispondenza diretta ad altre persone, devesi di volta in volta chiedere l'autorizzazione al commissario prefettizio o chi per lui. 5. Serbare buona condotta, non dare luogo a sospetti e mantenere contegno disciplinato.